No, ragazzi, ho gli incubi. Mi ricordo di Getting Over It e quanto abbiamo imprecato per quel gioco. Siamo qui con un altro Getting Over It, sostanzialmente il sequel spirituale, anche se non è dello stesso sviluppatore, ovvero A Difficult Game About Climbing, cioè un gioco difficile sulle arrampicate. Proprio hanno studiato sto titolo. Prima di cominciare con il nostro video, vi ricordiamo che potete trovare giochi a prezzi scontatissimi su Instant Gaming, partner ufficiale nostro dal 2015. Super veloce, affidabile e sicuro, e ogni giorno su Instant Gaming trovate sconti su un sacco di giochi fino al 90%. Oltre agli sconti di tendenza sui giochi del momento, trovate anche la sezione preordini con sconti spesso eccezionali, la sezione più venduti e i saldi a tema, oltre a una top di giochi indie, una sezione divisa per categorie e le immancabili offerte della settimana. Seguiteci su Instant Gaming e aggiungete Player Inside agli amici e tenete d'occhio il sito per le migliori offerte. Trovate il link in descrizione sotto questo video e sotto ogni altro nostro video su questo canale. Grazie. Vediamo se è vero che è difficile, Raiden. Intanto guarda, lui è buffo, no? Perché comunque sembra Aldo Baglio che deve arrampicarsi. Allora, tra l'altro, forse ci vogliamo particolarmente male perché stiamo giocando col controller. Aia. Alcuni dicono che sia meglio col mouse. Io in realtà mi trovo meglio col controller. Attenzione, Raiden. E l'ho provato solo fino a qua. Ecco, ragazzi, sono in blind. Ero arrivato fino a qua. Ecco. Giusto per capire se funzionasse il controller. Ecco, allora rispetto a Getting Over It, qui dovresti avere un po' più controllo. Dici? Allora, non con sta mano, vabbè dai, ci è arrivato. Allora, sull'ippo, cioè sul muschio qua, sulle cose muschiate. Scivola. Ma c'è quella parte lì? Si scivola e non si scivola, diciamo si scivola un po', dai. La parte lì? Quella parte... Questa dico io, che secondo me è meglio per evitare... Automatico, per fortuna non si smuove. Vai, bravo. Mettiamo qua. Non esplode qua, qualcosa, vero? No. Il barile per fortuna non si muove, il che è strano. No, perché i videogiochi mi hanno insegnato. E se ti lanci? E non è che si lancia. Ah, non si lancia. Non mi pare. Cioè, oddio, ci si può dondolare? Oh mio Dio! Si è rotto i polsi, però. Secondo me così è bravo. Hai visto che la pianta cincischia? La pianta cincischia. Tentenna. Va in quello centrale, in questo coso. No! Ma figa! Nuota come nuoto io, uguale. Il nuovo Getting Over It, ragazzi. No! Io! Minchia, ragazzi, qua scatta ora il bestemmino. No, giuro che non... L'ora di religione sarà sostituita dall'ora del bestemmione. E l'ora di religione... Però gli chiederei una cosa, le gambe non le usa? Le gambe, spezzo le gambe. No! Perché non le usa? Ma anche perché non sono prensili, scusami. Vabbè, che c'entra, si può aiutare con le gambe... No! Se fate arrampicata, amici miei, scrivete se usate le gambe. Esatto. Esatto. E aspetta. No, in quello centro, in questo perno. Ma qua voglio andare. Allora, col controller. No! Di nuovo la stessa. Ma cazzo in culo! Allora, col controller è effettivamente più difficile in realtà, perché i movimenti che fai sono meno precisi che col mouse, però col mouse ha altri svantaggi. Diciamo che ci sono contro e contro di ognuna delle due periferico. Pro non ce n'è. No, il pro sono io. Non adesso, però in altri giochi. Merda. Aspetta, se mi metto qua. Giusto. Mannaggia. Ma perché ti sei messo in questa ruota? Volevo provarla. Non portava nulla di buono. Volevo provarla. Dai, che ci abbiamo preso la mano. Non mi pare. Dai, che ci abbiamo preso la mano. Non è vero. Allora, mi devo aggrappare su st'albero, ok? Ma scricchiola. Non ha importanza, è un effetto sonoro. Perché fa così? Perché coglione? Perché praticamente in realtà quando lui fa lo slancio, se poi ricade col suo peso sul braccio, chiaramente perde la presa. Io davo per scontato che non succedesse, perché ho detto, ma sai che c'è? Magari questa me la buona, invece non ti abbuona un bel niente sto gioco. Vedi? Vedi che lui perde la presa? Si chiama un gioco difficile sull'arrampicata, Raiden, non un gioco facile. Io pensavo fosse un gioco facile, che difficile fosse in base ai nuovi parametri della generazione Z. No. Infatti è meglio tenersi con due mani, perché così almeno hai l'altra mano che porco cazzo che ti tiene, vedi? Allora non è meglio. No, quello è sul lippo. Lippo, ragazzi, è il muschio. In catanese. Ok. Piano. No. Ma se io faccio tutto il tempo così, scusami. Ma ti ho trovato la tecnica? Devi andare in quella parte. Da quella parte là, Raiden. Dondolati. Tipo dondolati. Mi dondolo sul ramo del lago di Como. Bravissimo. No!
cazzo? Oh cazzo, oh cazzo. Ok, ci siamo. Ci siamo. Piano, stronzo, ma perché poi lui si butta un tutto lo cieco? Peserà i suoi bravi 75 kg, no? Perché se usasse il cavolo di piedi, ecco. Il cretino. No, 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 Rainer, questa cosa io non la capisco. Fermo, fermo così. Fermati. Ma come fa a salire là? Ecco. Secondo me, ecco. Eccolo, eccolo, giusto? Ma oh, bravissimo. Cos'è? È un pannello dell'elettricità. Sì, sì. Ma che cosa fa? No, scivola. Scivola il pannello, vedi? Non fare lo stronzo. L'altra mano, allora metti un'altra mano sul pannello. Fai un'altra mano sul pannello. L'altra mano mettila sul pannello. No, non sul pannello. Mannaggia qui. Stiano zanetti. Allora. Ferma, perché si alza tutto di botto? Perché? Perché è scemo. No. No. Ok, qua. Secondo me ci siamo rimasti in allora, culo. Di sopra non scivola, ecco. Adesso metti l'altra mano di sopra. E okay, adesso vai nell'altra. Bravissimo. Acchiappa, acchiappa. Cos'è? Una pompa di benzina? Sì, allora mi raccomando, sopra scivola, quindi vacci di... Devi andarci proprio al di sopra. C'è la ruggine, gli viene il tetano. Mio Dio, mio Dio. Mio Dio, Raiden, troppi movimenti, troppi movimenti. No, qui scivola, Raiden. Ok, ok. Metti l'altra mano, metti l'altra mano accanto. Ok, adesso vai sopra la pompa. Bravissimo, bravissimo. Altra sopra la pompa, la mano campa. Adesso sempre sopra, sempre sopra. Cazzo. Bravissimo. Oh. Adesso ti slanci. Va. Bravissimo. Oh, questo casca. Si rompe, sicuro. Devi essere veloce, Raiden. Cristo. Vai, pezzo di merda. Vai, bravissimo. Pezzo di merda. Raiden, no, 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 Filippo, sei Filippo, sul muschio, sei sul muschio. Filippo. Vai. Ok. Eh? Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, Raiden. Credo in te. No, non ci credo più. Credo in te. Ci siamo? Devi essere velocissimo. Vai, 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 vai. Buttati, Raiden. Che bellissimo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Cos'è questo? Cosa? Un checkpoint? No. Che devo fare? Dove devo andare? Cosa sto dicendo? Ti devi buttare? Non mi butto. Non mi butto, Midna. Mi sono buttato involontariamente, ma ho fatto la cosa giusta. Ma ragazzi, ci sono... ho perso 7 battiti. Ma ci sono le ossa di dinosauro? Quello che è, orsa, orsa. Vabbè. Sono le ossa del dinosauro. Cazzo! Ma non ti può fare andare così distante. E come ci arrivi? Là ti dice che muori se ti butti. E quindi scendi. Ma devo scendere dopo che ho salito? Dopo che ho salito? Ah! È per forza, perché là ti dice che muori. E che devo fare qua? Ah. Vedi? Ma qua non è l'inizio? Oh mio Dio, è l'inizio! Ma figa! Non ci posso credere! Ma ci ha fregato, scusa! No, non ci posso credere! Ma allora, se io facessi così, scusami, vediamo? No, perché è un maledetto! Io ci ho fatto ricominciare! Ma pezzo di merda! Non ci posso credere, non ci posso credere! Però stiamo prendendo la mano, Ma da denuncia! Bravi, vedi che adesso che padronanza, Midna! Guarda, vedi? Sostituisco la presa. No! Ma la padronanza dei miei coglioni! Ma poi nuota come uno scemo. Sembra anche qui come Aldo. In tre uomini a gamba nuotava così, ti ricordi? Allora, però se mi metto... No! Signori, tanti like di incoraggiamento per questo difficult game about climbing. E magari così vedremo se continuarlo. Secondo me può essere divertente, ma anche snervante. E voi volete vedere. Ci lascio le penne. Alla prossima. Ciao.